La buona scuola ancora una volta non si rivela buona. Più di 200.000 precari rimangono esclusi dal piano di assunzioni, 100.000 di essi sono stati chiamati quest'anno a insegnare nelle nostre scuole e tuttavia non hanno partecipato a alcuna delle fasi di assunzioni, neanche all'organico potenziato. Anzi, alcuni posti sono rimasti vacanti rispetto a quelli che erano stati messi a disposizione dal governo, nonostante appunto ci sia personale abilitato, qualificato che in questo momento insegna. Questo significa che le scuole non hanno avuto il personale che chiedevano, molto spesso hanno chiesto insegnanti specializzati in alcune materie e sono stati assegnati insegnanti invece specializzate in altre. È un problema grande che si potrebbe risolvere in maniera molto semplice, basterebbe unificare le graduatorie di istituto con le graduatorie di esaurimento e permettere a tutto il personale abilitato di essere inserito nelle graduatorie di esaurimento, così come è stato fatto nel mille proroghe nel 2012, in maniera tale che tutti i docenti, tutto il personale con lo stesso titolo abilitante possa concorrere in base al merito a un posto. Ma tutto questo non basta. Bisogna rimuovere la norma anticomunitaria inserita nella buona scuola che contrasta la sentenza della Corte europea laddove vieta dal prossimo anno i contratti dopo 36 mesi al personale supplente e poi bisogna ripristinare i posti sull'infanzia, la riforma sull'infanzia deve essere approvata ben presto, bisogna incrementare del 25% l'offerta sull'infanzia e bisogna nello stesso tempo anche, come si hanno ricordato negli ultimi giorni tutti gli studi sulla giornata mondiale sulla disabilità, aumentare anche i posti di sostegno. Ancora oggi 30.000 insegnanti di sostegno sono precari e dovrebbero essere stabilizzati. Il tempo scuola di fatto con la buona scuola non è aumentato, bisogna intervenire con urgenza in questo momento perché le scuole danno meno servizi ai cittadini e la scuola serve per educare le generazioni del domani. È solo così che anche si sconfigge la lotta al terrorismo. Thank you.